Facciamo così, a 15.000 like facciamo il nuovo episodio del follower. No, no, se questo video arriva a 20.000 like io voglio vedere Michael biondo. Biondo, biondo come? Platino. Come Fede? Con la barba nera e i capelli biondi. 20.000 like. Ok. Francesca Rec. Francesca Rec. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video da Bologna con Alessandro, con le due ragazze. Siamo qua per un motivo particolare, perché vogliamo mangiare. Vogliamo i carboidrati. Io non ho mai provato una lasagna bolognese, non ho mai provato le tortelline, non ho mai provato delle tarte, cioè è imbarazzante. Dovevi venire per forza. Quindi, voi mangerete che cosa voi deciderete che cosa mangeremo oggi. Sul mio account Instagram infatti faremo delle domande in cui vi chiederemo sia i posti dove mangiare e sia all'interno dei ristoranti che cosa mangiare. Ovviamente le scelte generali di base le decideremo noi. Tu sei già stato qua però? Sono già stato a Bologna, sono stato ad aprile e tanti posti buoni dove mangiare li conosco già, quindi magari qualche consiglio riuscirò a dare. Sono affamatissimo, dobbiamo fare colazione, sono le 11 e un quarto, siamo in ritardo, per cui primo sondaggio. Colazione, siamo un po' in ritardo, però abbiamo deciso per due posti che vi mettiamo qua, si chiamano Impero e Papparello. Decidete voi dove andiamo a fare colazione. Velocissimi. Abbiamo fame. Il risultato del primo sondaggio è del 55% per Papparè. Siamo a 755 voti e soli 618 per Impero. Quindi direi andiamo là. Papparè. Vediamo cosa c'è da mangiare. Proporrei una briochina, però sono le 11.35. Non so se è il caso. Cosa dici? Torta o briochina? Sono indeciso. Datemi una mano. Mi prendo la girella noce miele o quel super corn fagottino con frutta che non ho idea di cosa ci sia dentro. Scegliete. E non saprei davvero cosa scegliere, perché il fagottino mi ispira, ma anche la girella non è male. Fagottino mi ispira di più. Fagottino? Siamo al 65% per il fagottino alla crema. Con un caffettino? Io prendo un caffè del mese e quel fagottino di fianco alla girella alle noci con la crema, la frutta, tipo la mela sopra. Ma basta così? Grazie. Sono arrivate le briochine, fai un particolare per piacere. Questa è quella decisa da voi. In logica ci sono delle mele, fragole, panna e dentro dovrebbe esserci una crema. Questa invece è la girella noci e miele. Noci e miele. Che è quella dell'altro sondaggio, però non è mia, l'ha presa Alessandro perché ha voluto. La voleva la Sara. Le donne vincono sempre. Dentro la brioche di Mitch c'è una crema chantilly alla maracuja. Alla maracuja? Ah. Siete maracuja? Sì. Parto dicendo che la panna è buonissima e anche la frutta mi sembra fresca. La pasta della brioche è incredibile, è veramente morbidissima, si sente tutta la fragranza della pasta. È croccante? È croccante, sì, cioè non è estremamente dura, ma è fragrante al punto giusto. È una brioche che non mangi tutti i giorni, questo sono sincero. E la crema dentro, una marmellata di frutta, non è tanto abbondante, però è giusta, è ben bilanciata. Una marmellata di frutta che però si sente che non è tipo la classica albicocca. Esatto, buona, approvata. Buona. Sara mi ha insultato perché ho mozzicato la girella, ma invece giustamente mi dice si mangia. Spilettando. Ma com'è la girella? Dammi un'opinione. Diciamo che è buona, sembra un po' secchina forse. No, è miele, però è molto buona. Veramente buona, buona buona. Vieni alle Enuclea, tu quanto abbiamo speso? Di tu alla telecamera quanto abbiamo speso. Allora, abbiamo preso 8,50€. In centro Bologna, diciamo, seduti al tavolo. Onesto. No, onesto, sì, dai. Onesto. Abbastanza onesto. Allora, pranzo, quali sono le scelte, Big? Sfogliarina oppure Osteria dell'Orsa? Osteria dell'Orsa o Sfogliarina, ve le metto qua. Decidete con attenzione, fate i bravi, nel prossimo poi vediamo che cosa mangiare. Ma muovetevi perché qua abbiamo fame. In realtà io non conosco Bologna, sono venuto qua solo due volte ma davvero in giornata. Velocissimamente non ho mai mangiato niente di tipico, vabbè questo qua l'ho già detto. Ma Sfogliarina o Osteria dell'Orsa, tu li conosci? Orsa. Io conosco soltanto Orsa. Osteria dell'Orsa, ci sono stato ad aprile. E molto buono, molto spartano, molto alla mano. Quindi è proprio la classica, classica, tipo tradizionale, molto grezza, vecchia, molto antica. Pasta veramente buona. Abbiamo incontrato dei ragazzi infatti prima che ci hanno riconosciuto, abbiamo chiesto loro due opinioni e ci hanno detto che Sfogliarina non lo conoscevano ma che Osteria fosse molto buona. Quindi nel caso, vabbè, aspettiamo i sondaggi. Sondaggino time, a prescindere dal ristorante, questa volta non vi metto due opzioni ma ve ne metto tre. Non c'è una risposta giusta, scegliete tra lasagne, tortellini e tagliatelle, ovviamente.
Scegliete. Sondaggio su dove pranziamo. Siamo a 2100 e qualcosa per Osteria dell'Orsa e soli 700 per Sfogliarina, e quindi siamo arrivati. In realtà abbiamo già anche fatto la fila, ci siamo portati avanti. C'era tipo un tempo di attesa di quasi un'ora, ma alla fine ce la siamo cavata in 10 minuti. Abbiamo il tavolo sotto. Osteria dell'Orsa, e il menù propone come piatti del giorno tagliatelle al ragù, tortellini in brodo, ravioli caprese o lasagna bolognese. Ma noi in realtà abbiamo già fatto il sondaggio, porca miseria, F6D, abbiamo già fatto il sondaggio a 3 e come vedete sta vincendo lasagna per 1070 punti. Quindi io prendo la lasagna perché l'avete deciso voi. E io mi fido di voi e prendo la lasagna anch'io. Ci sta, mi piace. Questa fiducia recibe nei fosperi, speriamo bene. Molto interessante in questa osteria il fatto che non ci sia nessuna maggiorazione per pane, coperto e servizio. È proprio un'osteria vecchio stile, cioè in cui paghi per quello che mangi e basta. Il locale è grezzissimo, però è davvero molto molto carino. C'è un sacco di gente, fuori c'è davvero tanta fila. Secondo me ne vale la pena. Speriamo, vediamo. Taste test. Questa è la mia prima lasagna bolognese. Non l'ho mai mangiata una. Yama la fa molto buona, però questa è diversa. Sento più olio, la pasta è più tenera, buonissima, freschissima, mamma, quanto è buona. Mamma mia. Veramente spettacolare. Il ragù è meraviglioso. Mi piace anche il fatto che non affoghi nella besciamella, cioè che non sia affogata. Yama ne usa tanta, a me piace, però. È cremosa al giusto. È cremosa al giusto. Devo ancora capire perché sono verdi, non lo so, anzi scrivetemelo nei commenti. Voglio provare le tagliatelle di Francesca. Sono ruvidine, sono per trattenere meglio il ragù, sono, si sente tanto che la pasta fresca, sono ruvide al punto giusto, mi piace, però dobbiamo mangiare perché si stanno freddando. E il totale è di 32,50 euro, 9 euro le lasagne per due e 6,50 e tagliatelle per due. Ci tengo a precisare una cosa, che questa qua ovviamente è un'osteria, per cui avete capito che non si paga coperto, non si paga servizio in più e bla bla bla, ma la sostanza è che questo genere di ristorazione è proprio super casalinga. Vabbè, ma sto dicendo talmente tante cose. Alessandro, io gli mando i soldi su Hype intanto, non so se... Bravi, c'è il link in descrizione. 3,46, siamo arrivati al momento della giornata in cui ci vorrebbe un bel dolcino, stiamo gridando che ci sono le macchine. Tantissimi di voi mi hanno consigliato su Instagram, senza che io dicessi nulla ovviamente, vedendo le storie di Bologna, questa gelateria. In realtà è una sorbetteria, si chiama Sorbetteria Castiglione, e sono davvero curioso di vedere cosa hanno dentro, per cui... Basso indice glicemico, prodotto vegano, lo proviamo? No. Allora, ho preso cioccolato bianco e granella di nocciole caramellate, e sotto c'è una gelato al caffè espresso, ultra naturale, pochi grassi, poche calorie, buonissimo, devo dire, sembra quasi caffè zero. Siamo arrivati a quel momento dolce della giornata. Francesca è già un po' più avanti. Che cosa scelgo? Mirtillo o limone zenzero? Fai assaggiare? È buonissimo. Ma è mango questo? Mango. Mirtillo e mango. Sono curiosissimo perché questi gelati in particolare di frutta sono senza lattosio e senza zucchero, cioè sono dolcificati col fruttosio. Vediamo come sono. Wow, il mirtillo è eccellente, è diversissimo dalla composizione del gelato, non è cremoso come un gelato, è diversamente cremoso, nel senso che comunque è molto grezzo, molto più, cioè, una po' finisce, composta, perché... difficile da descrivere, davvero difficile, però è molto buono. Vieni qua, assaggia Ale, assaggiati il mirtillo. È strano. Allora, non sembra neanche gelato. Non sembra gelato. Sembra quasi una... non so, una marmellata fresca. Una marmellata, bravo, una marmellata semifredda. Esatto. Ed è dolcificato solo col fruttosio, eh. Buonissimo. Buonissimo, davvero eccellente questa scelta, mi piace un sacco. Molto buono. Ci avete azzeccato. Facciamo così, a 15.000 like facciamo il nuovo episodio del follower. No, se questo video arriva a 20.000 like, io voglio vedere Michael biondo.
Biondo, biondo come? Platino. Come Fede? Con la barba nera e i capelli biondi. 20.000 like. Ok. Siamo entrati in questa pasticceria americana White Bakery. E raga, cioè io vado matta. Cioè, donuts Oreo, muffin. Ma sicuro che sono filled le donuts. No, è cookie. Però no, questo non farà parte del sondaggio, no. Di la verità, la volevi il donut? Sì, però minchia, la lasagna ce l'ho qua ancora. Fa vedere dove è la lasagna. Fa vedere dove è la lasagna. Maledetto! Si sono fatte le 5.25, mi sa che non tiriamo l'ora di cena perché giustamente dobbiamo andare, abbiamo 2 ore di strada. E quindi direi aperitivo. Sì, una specie di apericena ci potrebbe stare, magari con qualche salume. Quello non mi dispiacerebbe. Magari una mortadella, sai. Siamo abbiamo trovato quei due posti lì, ma com'è che si chiamavano? Non ricordo. Allora, se non ricordo male, uno è Breaking Toast e l'altro è la prosciutteria. Ok, allora faccio la storia in diretta. Ragazzoni, per l'aperitivo, non ci soffermiamo a cena, dovete scegliere tra la prosciutteria e Breaking Toast. Toast, ok. Scegliete voi. Volete vedere E dopo 11 minuti siamo a 59% per la prosciutteria con 588 voti versus 410, per cui direi andiamo a mangiare qualche affettato. La mortazza. Formaggio. L'usalame. E poi che c'è? Basta. Crostini ci sono, crostini di pane. Non male. Wow. Guarda che bomba, Ale. Mi piace un sacco l'insegna. Guarda che bella la prosciutteria. Sembra una di quelle insegne super storiche. E nel menù c'è un botto di roba. C'è il tagliere piccolo, grande, il tagliere mobile pranzo cena. Poi ci sono i primi secondi del giorno, degustazione di prosciutti. Sono indeciso tra il tagliere piccolo grande, non lo so, e un crostone. Storia. Ok, siamo arrivati alla prosciutteria e la scelta è tra o un tagliere di affettato che non so cosa c'è dentro, oppure un crostone caldo. 51% crostone, quindi io mi prendo quello, però visto che Ale è affamato. Tagliere, noi ci facciamo un bel tagliere per i restanti 49% che ha scelto. Mi sembra giusto. Un crostone con cotto, melanzane e salsa porcine. E anche pecorino stagionato. Perfetto. Ma questo locale, Ale? Allora, è uno dei miei locali, cioè la tipologia di locale che a me piace di più, perché io amo i taglieri con i salumi e formaggi e le marmellate. Quindi dovremmo essere proprio nel posto giusto. Poi questo sembra anche abbastanza antico come ristorante. Secondo me ci può stare. È arrivato il crostone. Franci, fai uno zoom se riesci. Guarda che bello. E ho messo dentro prosciutto cotto arrostito, melanzane grigliate, crema di funghi, mi sto ricordando tanto perché mi sto dimenticando, e pecorino. Andiamo all'assaggio, vediamo se mi avete consigliato bene. Non ti so descrivere quanto è buono questo crostone. Ha un bellissimo aspetto. A parte il pane che è dolcissimo, tenerissimo, si sente il prosciutto che ha un sapore molto intenso, il pecorino ci sta alla perfezione. E la crema di funghi è Legend More. Ragazzi, grazie per i consigli. Devo mangiarlo ancora un po'. Per adesso gli do un 8. Alessandra e Sarina si sono presi il tagliere. Com'è, Ale? Non lo so, faglielo dire a loro. Ah, mortazza. Questa mi sa. Molto particolare perché il prosciutto arrostito probabilmente ha un aroma quasi affumicato. Che non ho mai, cioè sinceramente non ho mai sentito in vita mia. Lega benissimo con il pecorino, quel crostone bello croccante, bello caldo, eccellente. Molto particolare, veramente buono. Stavo quasi per stracciare mai vivo, abbiamo speso 24 euro, il tagliere 15 euro per due persone ed era quello piccolo, mentre i crostoni solo 4 euro, quel crostone era buonissimo e da 8 che gli avevo dato per il gusto diventa 9 per il prezzo per la location. Perché questo ristorante, non so come definirlo, questo punto, perché è un po' piccolo, è davvero meraviglioso, soprattutto per orario aperitivo, perché siamo arrivati alle 6, non c'era nessuno. Splendido. Quinta chiusura del video, spero vi sia piaciuto e grazie per i consigli. Non avevo mai mangiato a Bologna, ho mangiato in posti buoni. Ho mangiato benissimo. Troppo bene. Te ne senti pieno? Abbiamo speso anche poco, mi sento pieno. Però il giusto. Questo voglio dirlo, abbiamo speso davvero poco. Cioè, rispetto ad altre città come Milano, come Roma,
Bologna è, o almeno il posto che abbiamo frequentato, è estremamente economica, cioè abbiamo mangiato con niente. Qualità prezzo, devo dire, veramente ottimo, bellissima giornata, grazie mille per le decisioni, spero vi sia piaciuto il format. 20.000 like e divento Fedez. Fatemi sapere ovviamente la prossima città in cui vorreste vedere questo format e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.